Incontriamo a questo presidio anche Marco Perduca, rappresentante all'ONU del Partito Radicale. Dunque, sono 229 giorni che noi abbiamo depositato alla Camera un disegno di legge di iniziativa popolare per legalizzare il testamento biologico e prevedere la possibilità anche di decidere come terminare la propria vita e terminarla anche con un'eutanasia. Chiaramente non perché si è depressi, ma perché si arriva in una fase di vita in cui non si ritiene che questa sia più degna di essere vissuta in quel modo. A seguito di quella presentazione che fu fatta direttamente alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, tutto l'ufficio di presidenza della Camera si espresse a favore della possibilità di fare che cosa? Non esclusivamente prendere in considerazione questa legge, ma di mettere in calendario le altre 6 o 7 proposte che negli ultimi 7 anni sono state presentate al Parlamento. Ricordiamoci che questa è una delle possibilità previste dalla nostra Costituzione, cioè se un gruppo di persone prepara un documento e viene sottoscritto da almeno 50.000 cittadini italiani con diritto civile e politico attivo e passivo valido, queste possono essere presentate e devono essere prese in considerazione dal Parlamento. Questa nostra presentazione ha anche, grazie all'iniziativa dell'Associazione Luca Coscioni, messo in moto la richiesta degli altri comitati di legge di iniziativa popolari che si sono riuniti e in un paio di occasioni sono riusciti a strappare in effetti una promessa dalle alte cariche, in particolare della Camera, relativamente alla discussione di questi disegni, tra l'altro inserendosi in un processo di riforma dei regolamenti parlamentari che col mese di maggio dovrebbe concludersi per poi essere finalmente adottato. Bene, malgrado tutte queste promesse, a oggi non è successo alcunché. È vero che il Parlamento è sicuramente impegnato quotidianamente su altre questioni, ma noi non è che chiediamo di arrivare direttamente in plenaria. Vogliamo che le commissioni competenti, in questo caso la Commissione Giustizia e Affari Sociali e Sanità, incardino il dibattito, perché incardinando il dibattito si possono fare audizioni, si possono ascoltare esperti, persone che hanno magari vissuto sulla propria pelle, come Mina Welby, questo tipo di problemi, e fare anche un confronto con delle legislazioni in giro per l'Europa che sono riuscite a far emergere un fenomeno che esiste anche nel nostro paese. Noi riteniamo che almeno 1.000 siano le eutanasie clandestine che avvengono o di cui si ha in qualche modo notizia, ma probabilmente sono molte di più, e che, avendo legalizzato l'eutanasia, non hanno ingigantito il fenomeno, non hanno ucciso, come si sente dire, le migliaia di vecchietti, ma hanno dato la possibilità di scelta in scienza, coscienza e conoscenza a chi non sta bene di poter decidere come andar via da questo mondo. Molte sono le città, su stimolo dell'Associazione Luca Coscioni, che consentono la registrazione di un testamento biologico, che è una dichiarazione di volontà certificata da un pubblico ufficiale. Non esiste una legge che lo consenta e che lo renda in effetti vincolante. Il nostro disegno di legge anche questo propone, contro la pessima idea del quello che oggi è il nuovo centrodestra, che nella scorsa legislatura, sull'onda del caso Eluana Englaro, voleva chiamare testamento biologico. Quella era una presa di giro, questo invece è finalmente un testamento che non è biologico, ma è la certificazione autenticata delle ultime volontà di una persona, non necessariamente cittadino italiano, che vive in questo paese e che qui vuole essere sepolto quando decide lui, come da articolo 32 della Costituzione, non come decide il Soviet Supremo dei medici o dei chierici, che invece lo vorrebbero tenere a vita per anni. Grazie a Marco Perduca.